parlate ancora, gufi maledetti, maledetti infami, parlate ancora, vegetali depressi maledetti, parlate ancora, eh? Riscrivetemi i messaggi che ne prendiamo 5, all'andata e 5 al ritorno, riscrivetemi i messaggi, riscriveteli, depressi maledetti, depressi vegetali maledetti. Maledetti a voi e a chi vi mette in circolazione, maledetti, eh? Voi sareste tifosi milanisti, voi? Eh? Voi sareste milanisti? Quelli che mi scrivevano che ne prendevamo 5 all'andata e 5 al ritorno? Eh? Quelli pensiamo a noi, io ci penso a noi, perché la nostra storia la so benissimo, Eh? Stasera abbiamo pareggiato al 92esimo, ci manca un calcio di rigore nettissimo, il comodino andaluso Brian Diaz è stato atterrato in aria, rigore nettissimo, è stato usato tipo cavallina, rigore nettissimo che ci è stato negato, e a 10 minuti dalla fine, a qualche minuto dalla fine sarebbe dovuto essere espulso il numero 39, come si chiama? Sarebbe dovuto essere espulso il numero 39 del Manchester United, che non mi ricordo, Mac qualcosa. Scrivete adesso. Adesso non è detto che passiamo il turno. Non è detto per niente che passiamo il turno. Intanto, senza nemmeno i giardinieri abbiamo pareggiato 1-1 col Manchester. Anche a loro mancavano i giocatori, anche a loro mancava Cavani, Rashford, ne mancavano 3 o 4, forse anche di più. A noi ci mancava Teo, vabbè che se Teo è l'ultimo Teo. Comunque, Teo, Ibra, che vabbè, quello oramai non si sa che fine ha fatto, Benasser, vabbè, Romagnoli. E poi chi ci mancava ancora? Mandzukic. Chi l'ha visto Mandzukic? L'utilità di Mandzukic fino adesso qual è stata? Qual è stata l'utilità di Mandzukic? Qual è stata? Non lo so. Comunque, ci mancavano giocatori a noi, forse a noi ce ne mancavano più di loro. Comunque, mancavano giocatori a noi, mancavano giocatori a loro. Abbiamo finito 1-1. Partita di personalità, soprattutto il primo tempo. Partita di personalità, che sì, di nuovo mostruoso, che sì, di nuovo... Che sì, è il classico giocatore antibiotico, cioè che non è bello da vedere, ma è utile come e più di un antibiotico, è determinante, è il nostro giocatore di movimento più importante, perché l'altro è Donnarumma. Primo tempo, tutta la partita, ma soprattutto il primo tempo di grande personalità, ci hanno annullato 2 gol giustamente, uno per fuorigioco, uno per tocco di mano. Più e più volte siamo arrivati in area o al limite dell'area, o abbiamo fatto tiri stracchino, o abbiamo lisciato il pallone con Leao, abbiamo sbagliato l'ultimo cross, non abbiamo tirato coi tempi giusti, abbiamo perso i tempi di gioco, ma abbiamo giocato 3/4 di partita nella loro 3/4. Scusate il gioco di parole. Abbiamo giocato più di metà partita nella loro 3/4. Voi, se capite di Pokémon, andate a vedere i Pokémon. Se capite di Topo Gigio, andate a vedere Topo Gigio. Lasciate perdere il calcio e soprattutto la Cimila. Maledetti! Maledetti, gufi, deprimenti, maledetti. Io posso accettare dagli altri, dagli avversari che mi sfottono, perdete di qua, di là, adesso non ridi più. È un avversario. Poi dipende chi me lo dice, comunque è un avversario, e se è avversario, un motivo ci sarà, ma da quelli che si spacciano per milanisti e perdiamo di qua e perdiamo di là, ne prendiamo 5 all'andata, 5 al ritorno e non arriviamo nemmeno quarti, e facciamo attenzione all'Atalanta, alla Lazio, alla Roma, al Benevento, al Crotone, al Caltanissetta, oh, andate fuori dalle palle, fuori!
Già la vita è abbastanza deprimente per i fatti suoi. La vita è già abbastanza deprimente per i fatti suoi. Non c'è bisogno che vi mettete pure voi, pure col calcio. Già c'è il Covid, ci sono i lockdown, c'è tanti problemi. Non c'è bisogno che vi mettete. Poi adesso che dopo anni abbiamo fatto passi avanti, ci chiamiamo AC Milan, non ci possiamo accontentare di passi avanti. Noi ci chiamiamo AC Milan, noi non dobbiamo nemmeno essere contenti se perdiamo una finale di Champions. Noi ci chiamiamo AC Milan. Noi ci chiamiamo AC Milan, 7 volte campione d'Europa e 4 volte campione del mondo. Noi ci chiamiamo AC Milan. Però fatto sta che la realtà è questa. La realtà delle ultime 6 stagioni e mezzo è stata quella che è stata. E adesso abbiamo fatto dei passi avanti. Abbiamo fatto dei passi avanti. A metà marzo siamo secondi in classifica e abbiamo la possibilità di giocarci un ottavo di Europa League. Con una squadra comunque quotata come il Manchester United, che è una delle favorite per la vittoria finale, nella partita di ritorno, avendo fatto un gol in trasferta all'andata. Ok, adesso casa trasferta nella sostanza non conta niente perché non c'è il pubblico. Però quando fai queste partite andata e ritorno, il gol in trasferta è sempre il gol in trasferta. Quindi, Muti è a casa. Muti è a casa e è andata a fare l'abbonamento in Curva Nord. Muti è a casa, pedalare, fuori, pedalare, pedalare, fuori, fuori, fuori. Il Milan e dei milanisti veri, che sono pochi. Il Milan e dei milanisti veri, che sono pochi. Sono pochi, pochissimi. Sono pochi, pochissimi. Quelli che ce l'hanno nel cuore, nella pelle e nell'anima, sono pochi, pochissimi. Sono pochi, pochissimi. Quelli che ce l'hanno nella pelle, nel cuore e nell'anima, sono pochi, pochissimi. Via, pedalare, pedalare. E Donnarumma ha fatto una grossa cazzata in compartecipazione con Tomori sul gol che abbiamo preso. Ha fatto un po' di parate, Donnarumma 5 e mezzo. Donnarumma 5 a 6. Calabria, anche Calabria, adesso non so se sarà fatto male anche Calabria, è uscito per Kalulu. Anche Calabria stava giocando abbastanza. Calabria ha un 6 più, se lo può prendere tranquillamente. Tomori ha fatto quella grossa cazzata insieme a Donnarumma sul gol. Anche lui. Poi ha fatto degli altri bei interventi. Ha fatto un gran recupero su Greenwood. Ha fatto dei bei interventi, però la cazzata sul gol è grave. È grave. Non c'è stata nemmeno la copertura sulla battuta. Li abbiamo lasciati battere senza copertura, senza metterci sul pallone. E 5 e mezzo anche a Tomori. Cagliari è superbo, Cagliari è superbo, Cagliari è 7, Cagliari è superbo. Dalot ha fatto il suo, senza infamia, senza lode, 6. Meite 6, che sì, 8 e mezzo come minimo. Che sì, cosa vuoi dire che sì? Più di così, no? Cosa, non so se può rendere più di così che sì. Intanto puliamo qua, intanto puliamo. Gli ho buttato sopra di tutto, cioè. Prima è volato da bere, è volato di tutto qua. Vabbè. Che sì, poi chi c'è? Selemakers 6, Brahim Diaz 6, non l'avrei tolto io Brahim Diaz. Poi chi c'è? Krunic 6, Leao non mi convince, 5 e mezzo, non mi convince. Mo non è incisivo come potrebbe essere, non è incisivo come potrebbe essere, non è incisivo come potrebbe essere. Kalulu non ha sbagliato qualcosina, un 6 perché gli voglio bene, glielo do. Tonali, sì e no, sono contento, gli do il 6 perché sono contento. È uscita fuori la partita che mi aspettavo. Milan Gagliardo, io avevo in testa un pareggio per oggi, 1-1, 2-2. Pareggio è stato, pareggio con gol, pareggio è stato. Vediamo chi recuperiamo per il ritorno. Adesso c'è la partita anche col Napoli. Vediamo. Ai gufi, ai depressi. Vorrei solo dire una cosa. Adesso su Cine34 fanno i film del passato. Andate su Cine gratis. C'è Disney Channel, forse c'è ancora Bim Bum Bam su Italia 1, quindi tutta roba per voi quella. Andate, milanisti fake, andate per cortesia.
Dai, Milan, dai, 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 Milan, dai.